Buongiorno a tutti e benvenuti a questa rubrica che è da tempo che stiamo portando avanti con i Shopping Advisor per far conoscere le realtà dell'online, parte del nostro target, cioè le medie e piccole realtà dell'e-commerce che stanno aiutando l'offline, quindi le attività fisiche, a emergere e prosperare, in linea proprio con la missione che come Shopping Advisor ci siamo posti già da tempo, già da oltre 6 anni, quindi di aiutare i piccoli medi e-commerce a emergere e prosperare sul web nonostante i grandi marketplace e i big dell'online. E tra queste realtà che hanno visto nell'online un'opportunità aiutando appunto tante attività fisiche a riuscirci insieme a loro, c'è appunto Grenova, dell'amica Greta Muledda. Ciao Andrea, grazie mille a te dell'opportunità e della presentazione che hai appena fatto. Come è iniziata la tua storia e la tua avventura? Perché voi avete una storia molto interessante dietro. Ce la vuoi raccontare? Allora, com'è nata la mia avventura con l'e-commerce? Diciamo che partiamo dal raccontare un po' com'è nata Grenova, che è nato da un no, quindi è nato da un rifiuto, ma soprattutto anche da un'esigenza personale di risolvere determinati inestetismi viso e corpo. Mi ritrovavo con il viso pieno d'acne e avevo necessità appunto di trovare un prodotto e un servizio che desse dei risultati reali e concreti alle mie clienti. Proprio nel momento in cui iniziai appunto a presentare il prodotto, scoppiò la pandemia mondiale e quindi questo mi portò a lavorare più online, a fare più delle dirette, a parlare da lontano ai miei clienti, ma cercando di stare più vicina possibile a loro. Ed è per questo che appunto ho scelto di attivare l'e-commerce Grenova, così da inserire i prodotti all'interno, fare le mie dirette sul mio canale Instagram e così appunto avvicinarli un po' di più a questo mondo online che ormai cresce a dismisura. Bene, ottimo Greta. Senti, so che appunto sull'onda dei risultati e di questa voglia, insomma, di accedere al mercato dell'online, poi sono nate tutta una serie di iniziative, no? Ce ne vuoi parlare? So che bolle in pentola qualcosa di molto molto interessante. Allora sì, sai bene, abbiamo un grandissimo progetto per questo 2021 con l'obiettivo di incrementare e far conoscere i brand a livello nazionale e mondiale. Abbiamo vari eventi che si terranno il primo di ogni mese, quindi avremo un evento in streaming il 1 luglio con una testata giornalistica molto importante che non ti svelerò. Successivamente abbiamo anche il 1 agosto a Porto Cervo e altri eventi ogni primo del mese che rappresenta un po' il numero uno, l'anno della rinascita, questo 2021. Con la finalità sicuramente appunto di far conoscere Grenova e anche il nuovo progetto che presenterò il 1 luglio chiamato Greaton. E creeremo anche dei workshop, quindi delle giornate dedicate al B2B per la conoscenza dei servizi e trattamenti che Grenova riesce ad offrire e quindi poter inserire all'interno dei propri punti vendita. Caspita, complimenti, veramente tanta, tanta roba, tante iniziative, tanta energia da parte tua e del tuo team. In che modo hai iniziato? Cioè hai fatto tutto da sola? Ti sei rivolta a delle agenzie? Se sì, com'è andata? Insomma, spiegaci un po', perché so che insomma hai iniziato proprio da zero, come avete fatto esattamente? Allora Andrea, sì, ho iniziato da zero, più o meno 4 anni fa ho iniziato questo percorso appunto di estetica, dove avevo già l'idea che l'estetista potesse dare molto di più al mercato e quindi non limitarsi ai classici servizi presenti in tutte le aziende di estetica. Fino a un anno fa appunto mi sono ritrovata a fare il tutto da sola, non ho mai fatto nessuna attività di SEO, SEM o tutto ciò che mi chiedi. Ma da un anno a questa parte appunto ho sentito la necessità di affiancarmi a delle agenzie e quindi persone qualificate che potessero appunto gestire tutta questa bomba, diciamo, che mi è scoppiata in mano e quindi tutto questo aumento del fatturato in un periodo difficoltoso. Quello che volevo capire è allora, ne parlavamo prima, no? Di quanto l'online possa aiutare l'offline, no? Tu invece stai cercando di insegnare
hai appunto ai negozi fisici, quindi ai tuoi clienti, a chi segue il tuo progetto, a digitalizzarsi. Ecco, in che modo lo stai facendo, che difficoltà stai trovando e soprattutto in che modo vedi questo modello di integrazione dell'online con l'offline? Allora, il progetto che presenteremo il 1 luglio ha come obiettivo quello di affiancare a 360 gradi tutti i professionisti del settore, dando loro gli strumenti utili per poter appunto crescere sia offline che online. La necessità di, durante la pandemia appunto, di creare il sito e-commerce è nata appunto dall'esigenza di stare vicina alle clienti anche se lontane. Quindi penso che sicuramente il consiglio che darei a chi inizia e chi crea un e-commerce da zero è quello di non dimenticare che è quel tocco di umanità che fa sempre la differenza, anche quando si vende appunto dietro un PC. È importante appunto concepire la vendita online con un'assistenza personalizzata, così che i clienti appunto non trovino differenza dagli store fisici a quelli online. Ok, bene. Ho visto peraltro che anche la vostra reputazione è ottima. Peraltro cercavo il vostro sito su eShopping Advisor, lo facciamo assieme. Eccoci qua. Allora, cerchiamo proprio Grenova, quindi andiamo a verificare attraverso la ricerca per e-commerce se c'è anche il vostro sito, che ovviamente è assolutamente presente. Ci sei da pochissimo, nonostante ciò ci sono già 23 recensioni. Eccoci qua, come vediamo, il 95,7% dei vostri clienti vi ritiene eccellenti, una piccola parte molto buono, e quindi possiamo insomma vedere tutte le singole recensioni e il modo in cui si esprimono i vostri clienti quando parlano della vostra realtà. Li vedo tutti molto, molto entusiasti. Ecco, quello che volevo chiederti e in che modo la raccolta di recensioni sta impattando anche sul successo di questo progetto online? Beh, sicuramente oggi come oggi i clienti che si affidano appunto ai siti web o comunque che devono acquistare un prodotto non potendolo toccare con mano si affidano ai loro simili che hanno già provato quel prodotto e che quindi automaticamente danno una appunto recensione o comunque un feedback. Penso che leggere queste recensioni e quindi vedere donne realmente felici e soddisfatte del prodotto provato possano dare appunto coraggio, comunque fiducia a tutte le altre persone o gli altri clienti che sono indecisi se acquistare o meno il prodotto e quindi andare un po' più sul sicuro, ecco. Esatto, è proprio questo il senso. Più sono le persone che parlano bene di noi, più ne siamo felici e peraltro poi sappiamo molto bene che questo alimenta quella dinamica, quella leva commerciale cosiddetta della riprova sociale. Quindi state sfruttando molto bene anche i servizi di Shopping Advisor. Peraltro ho visto anche che spesso rispondete a queste recensioni, quindi ero curioso anche di sapere poi in che modo reagiscono i clienti quando vedono che peraltro avete massima attenzione anche nei loro confronti e che quindi rispondete puntualmente. Come ti dicevo prima, l'idea di diventare o di creare l'estetista 2.0 stava anche nel non considerare le persone numeri, ma sapere il loro nome, il loro cognome, la loro storia e quindi avere a cuore le loro idee e il loro pensiero. Non possiamo farlo fisicamente perché non tutte possono recarsi da noi, ma possiamo farlo virtualmente, stando comunque vicini a loro, tenendo a cuore, avendo molto interesse appunto della loro idea e di quello che valutano nel nostro prodotto, che può essere positivo o anche negativo, ma tutto penso che serva per crescere e per far capire al cliente che ci siamo anche se dietro uno schermo. Esatto, assolutamente, è centrato il punto. Peraltro attraverso la raccolta delle recensioni, Greta, è possibile ovviamente anche capire quale livello di soddisfazione i vostri clienti in ordine a eventuali problematiche. Noi abbiamo tanti esempi di clienti che grazie alla lettura delle recensioni hanno capito
qual era, come dire, la parte mancante, cioè quali erano i loro punti critici e quali sono stati poi i loro punti di forza. Quindi sicuramente anche questo sarà molto utile per monitorare eventuali problematiche che quando si lavora possono capitare, l'importante è accorgersene e risolverli subito. Quello che volevo capire e soprattutto per il quale volevo guidare anche la nostra community è come è possibile fare un acquisto presso il sito Grenova, se ce lo vuoi mostrare. Il sito si può trovare cliccando www.grenova.it ed ecco qua il nostro sito web. E si suddivide, è molto semplice ed elementare, in quanto si suddivide appunto, vedi, con una domanda: cosa stai cercando? Cosa vuol dire? Che in base all'inestetismo che la cliente ha o comunque si riconosce, può appunto acquistare o entrare sulla parte prescelta così da inserire sul carrello e poi effettuare l'acquisto. Faccio un esempio, possiamo entrare sui prodotti Viso Grenova ed ecco qua che automaticamente appaiono dalla mousse, che è il primo prodotto, e sono anche indicati con i numeri così da facilitare e semplificare. Abbiamo infatti la face clean che è il numero 1, ma poi andiamo al numero 2, 3 e così via, ed è molto elementare, si fa un aggiungi al carrello come si può leggere. Si può continuare lo shopping aggiungendo i prodotti, oppure se si preferisce acquistare solo un prodotto, si termina con procedi con l'ordine scegliendo sia il ritiro, comunque inserendo l'indirizzo se si vuole ritirare in sede oppure riceverlo direttamente a casa, e si può procedere con l'ordine con varie metodologie, tra cui PayPal, oppure pagamento alla consegna, oppure con carta di credito e così via. Ottimo, Greta. Peraltro un sito veramente molto pulito, molto accogliente, insomma, che dà il benvenuto ai clienti al vostro mondo. E ho visto anche che è possibile inserire dei codici sconto, o sbaglio, insomma, in qualche modo ci sono delle scontistiche che mettete a disposizione in determinati periodi. Ce lo vuoi dire? Assolutamente sì, esiste appunto un coupon di sconto per coloro che effettuano un primo acquisto o che lasciano una recensione anche su Ad Shopping Advisor. Mensilmente o comunque ogni periodo dell'anno cerchiamo di fare degli sconti anche magari in vista degli eventi come possono essere Festa della Mamma, Natale, Pasqua, così da appunto incentivare i clienti ad entrare sul sito e provare i nostri prodotti. Bene, benissimo. Greta, io ti ringrazio intanto per insomma, aver voluto raccontare la tua esperienza, che può essere sempre di ispirazione a chi in qualche modo ancora oggi, nonostante insomma, la pandemia, nonostante la necessità ancora è scettico verso l'online, ha paura di affrontare l'online, e ancora, come dicevo prima, ne vede la barriera piuttosto che l'opportunità. È evidentemente una direzione nella quale dobbiamo andare tutti, insomma, e tu sei l'esempio di chi attraverso il fare quotidiano sta riuscendo, insomma, ad aiutare tutti gli affiliati ad andare appunto in questa direzione. Ti faccio ancora i miei complimenti e spero, insomma, anche nei prossimi mesi magari di raccontare l'evoluzione di Grenova, di raccontare, insomma, come sta andando il progetto a tutta la community, i Shopping Advisor. Ci sentiamo prestissimo. Grazie a te dell'opportunità e sicuramente non mancherà occasione, ci vediamo presto.